Dopo questa prima visione, di tempo in tempo, altri squarci di luce si fanno scorgere e col passare dei giorni di questa lunga ascesa, la luce ritorna allo spirito, più brillante delle volte precedenti. E noi vediamo che coloro i quali per un istante si sono resi conto che esiste una meta ed uno scopo nella vita, cominciano ad arrampicarsi con maggior lena dei loro compagni. Benché stiano ancora girando attorno alla montagna, vediamo che essi cominciano a praticare con maggior serietà d'intenti ciò che chiameremo le virtù. E che essi si prodigano con maggior persistenza a ciò che noi riconosciamo come religione, la quale cerca di insegnar loro il modo di salire e di conquistare finalmente il tempio. Queste anime che sono state colpite dal raggio di luce e che si sentono attirate verso il sentiero che conduce alla cima, dunque cominciano a differenziarsi leggermente dalle loro compagne per diligenza ed attività e si portano nelle prime file di questa infinita moltitudine che sale lungo la strada. Esse viaggiano più rapidamente perché il loro andare ha una meta, perché hanno preso una direzione che cominciano a capire e quindi cominciano, benché molto imperfettamente, a camminare con uno scopo e a vivere per un fine ben definito. E benché esse non si rendano ancora ben conto di ciò che in ultimo questo scopo sarà, si tratta più di un'oscura intuizione che di una comprensione definita della vita, eppure esse non se ne vanno più senza direzione, da una banda all'altra, alle volte un po' più su, altre un po' più giù. Ora esse salgono con ferma decisione su per la strada circolare. Ogni giorno della loro vita è testimone di una maggiore rapidità, finché si trovano nettamente alla testa delle moltitudini nella vita spirituale, nella pratica delle virtù e nel crescente desiderio di essere utili ai loro simili. In questo modo, esse stanno rapidamente viaggiando verso la cima, benché sempre sulla strada circolare, e cominciano ad allenarsi in modi diversi. Cominciano ad aiutare i loro vicini affinché pure essi possano salire e pur proseguendo la loro avanzata senza sorta allungano sempre le mani per dare aiuto a coloro che li circondano e che cercano di spingerli in su con loro. Ed ecco che insieme a coloro che così amano e servono una forma si pone a loro innanzi che è bella benché a tutta prima un po' severa di aspetto, che rivolge loro la parola e li informa sulla strada più breve. Noi sappiamo che la forma che va al loro incontro è la sapienza e che questa comincia a mormorar loro alcunché delle condizioni per un progresso più rapido. La religione che li ha aiutati nella pratica della virtù è, si può dire, la sorella di questa sapienza ed il servizio dell'uomo è anche suo fratello e i tre assieme cominciano a prendere cura dell'anima finché finalmente sorge un'alba più fulgida ed una più piena coscienza e allora si può udire quest'anima che comincia a definire a se stessa gli scopi dell'ascesa. Non si accontenta di sognare un futuro ma rende questo sogno più definito nella sua meta e riconosce che il servizio è la legge della vita. Allora, con fermo volere, la promessa di aiutare il progresso dell'umanità passa per le labbra dell'anima. Questo è il primo voto che lo spirito fa a se stesso, dedicarsi al servizio dell'umanità. Voto che finora non è perfettamente delineato, ma che contiene pur sempre una promessa di realizzazione nel futuro. Si parla in una scrittura di uno dei grandi che calcò la strada più corta
uno dei grandi esseri che si inerpicò per lo scosceso sentiero e che lo fece tanto rapidamente da lasciare dietro di sé l'intera sua razza, e solo fu lui all'avanguardia, sì da essere il primo frutto, la promessa dell'umanità. È detto di lui che più tardi fu conosciuto per il Buddha, che egli perfezionò il suo voto, kalpa dopo kalpa. Poiché il compimento che doveva coronare la sua vita ebbe inizio con la promessa del servizio, questo primo voto dell'anima costituisce il legame che avvicina ai grandi esseri che furono prima dei legami che attirano verso il sentiero probatorio, il quale condurrà oltre la corte esterna, fin sulla soglia del tempio stesso. Finalmente, dopo molte vite di lotta, molte vite di lavoro, durante le quali l'anima diventa sempre più pura, più nobile e più saggia, vita dopo vita, essa ode la voce chiara e distinta di una volontà che ora è diventata forte. E quando questa volontà si pronuncia chiara e distinta per un fine definito, e non è più un mormorio che aspira soltanto, ma la voce che comanda, allora questa volontà risoluta picchia alla porta che conduce alla corte esterna del tempio, e il suo picchiare è tale che non può non essere inteso, perché ha in sé la forza dello spirito che è risoluto a compiere la sua impresa, che ha imparato a comprendere la grandezza del compito che ora intraprende. L'anima che se ne sta ora alla porta di questa corte sa ciò che significa lottare per riuscire e si rende conto delle grandi difficoltà che ha di fronte, poiché ciò significa nulla di meno che questo, che essa sta per uscire dalla sua razza, quella razza che ancora sta arrampicandosi di giro in giro per infiniti millenni, che ancora deve passare da globo a globo attorno a ciò che noi sappiamo essere la catena, passare di giro in giro in quella catena, in penosa successione. Questo bravo spirito, che ora picchia alla porta esterna, ha intenzione di salire quella montagna in poche vite umane. Ha intenzione, passo per passo, di attaccare l'ascesa per la via più ripida, di prendere cioè il sentiero che conduce dritto nel cuore del sacrario. E vuole farlo entro uno spazio di tempo destinato a poche vite soltanto, mentre l'umanità per giungere a tanto dovrà impiegare miriadi di vite, compito tanto poderoso che il cervello quasi vacilla di fronte alla difficoltà dell'impresa, compito tanto grande quello che lo spirito vuole intraprendere, che si potrebbe quasi dire che esso ha cominciato a rendersi conto della propria divinità e dell'onnipotenza che risiede in se stesso, come in uno scrigno. Poiché il fare entro il termine di poche vite, a cominciare dal punto raggiunto attualmente dalla razza, ciò che la razza nel suo insieme dovrà poi fare, non soltanto nell'immediato futuro, ma anche nei cicli successivi, il fare ciò è certamente compito degno di un Dio, e il suo compimento significa che il potere divino si sta perfezionando nella forma umana. L'anima dunque bussa alla porta e questa si apre per lasciarla passare nella corte esterna. Essa deve attraversarla finché giunge davanti al primo cancello che conduce al tempio, al primo dei quattro cancelli, ognuno dei quali rappresenta una delle grandi iniziazioni. Oltre il primo cancello, nessuna anima si può avventurare che non abbia abbracciato l'Eterno per sempre e che non abbia abbandonato ogni interesse nelle cose transitorie che la circondano. Perché quando l'anima ha varcato la soglia del Tempio, non la lascia più. Una volta che essa ha passato quella porta che dà in una delle corti interne e che conduce al Santo dei Santi, non ne esce mai più. Essa ha fatto la sua scelta per tutti i millenni futuri,
Ora si trova nel luogo che nessuno più può lasciare quando una volta vi ha messo piede. Entro il tempio stesso risiede la prima grande iniziazione. Ma l'anima, il cui progresso ora seguiamo, per il momento deve soltanto prepararsi nella corte esterna del tempio, affinché nelle vite future possa scendere ai 7 gradini del primo cancello ed ivi attendere il permesso di varcare la soglia del tempio stesso. Dunque, quale sarà il suo lavoro nella corte esterna? Come disporrà delle sue vite per diventare degna di picchiare alla porta del tempio? Questo è l'argomento che ora ci interessa, l'argomento sul quale mi accingo a parlare, anche se le mie parole non troveranno rispondenza che in uno o due di quelli che ascoltano. Perché ben so, oh miei fratelli e sorelle, che nel descrivere questa corte esterna molto potrò dire che sembrerà poco attraente, magari anche repellente. Assai duro è trovare il sentiero che conduce alla corte esterna. Assai difficile il praticare la religione e tutte le virtù che rendono lo spirito umano adatto a picchiare alla porta di questa prima tappa, di questa corte esterna che circonda il tempio. E coloro che riescono ad entrarvi hanno certamente fatto dei grandi progressi nelle loro vite passate. Può darsi, anzi sarà, che ad alcuni la vita che si conduce in quel recinto debba sembrare tutt'altro che attraente, come a quei tali che hanno ancora irrisolto definitivamente lo scopo e il fine della vita. Perché, badate bene, nessuno può stare nella corte esterna se non ha definitivamente dedicato se stesso al servizio, se non ha dato tutto senza chiedere in cambio, salvo il privilegio di servire, se non ha definitivamente riconosciuto la natura transitoria delle cose terrene e stabilmente abbracciato il compito che vuole portare a compimento, se non ha voltato le spalle ai sentieri fioriti che circondano la montagna e non ha deciso di arrampicarsi dritto, senza badare al sacrificio, senza badare allo sforzo a misura che i giorni rapidamente si susseguono gli uni agli altri. Vi deve essere lotta e dura lotta in questa corte esterna, poiché nel suo recinto molto deve essere fatto in breve spazio di tempo.